Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi vi parlo della sigaretta elettronica, la Torvap. Ci sono due modelli, una 30 watt e una 60 watt. Io ho preso quella 60 watt, vi posso dire che è un ottimo prodotto. Se andate a cercare su internet le news, la danno come miglior sigaretta elettronica di quest'anno. Allora, comprandola, la confezione è questa. L'ho presa su Amazon, l'ho trovata con Prime in consegna in un giorno a 48 euro e spiccioli, quindi un ottimo prezzo, tutto completo nel kit. Allora, adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Si apre così la scatola, trovate il manuale di istruzioni. Nel manuale di istruzioni c'è anche un bigliettino di ringraziamenti dell'azienda. È il manuale di istruzioni, bello perché comprende 5 lingue: l'inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo e l'italiano. Ottimo, è comunque semplice da usare, ma è una cosa in più che difficilmente si trova su altri tipi di sigarette elettroniche, le istruzioni in italiano. Allora, all'interno della confezione troviamo l'atomizzatore. L'atomizzatore che ha la possibilità di avere due drip tip che sono all'interno della confezione. Uno è questo e serve più largo per il tiro polmonare. Poi ce n'è un altro che ricorda un po' più il tiro da guancia. È un ottimo atomizzatore, ha un serbatoio da 2,1 millilitri, ha la regolazione di apertura per l'aria con queste bocchette, la classica regolazione. L'attacco è un 510, ottimo perché è praticamente l'attacco standard che si trova su qualsiasi sigaretta elettronica, di quelle di alto livello, medio-alto livello, quindi potete adattarlo a qualsiasi atomizzatore se decidete di sostituirlo e provarne qualcuno che preferite. Non dovete per forza andare a cercare quello specifico della Torvap, questo per intendersi, è veramente ottimo. Altro che c'è all'interno della confezione, logicamente la batteria. Questa batteria è completamente in acciaio, alluminio, è veramente buona, non è eccessivamente pesante, è fatta bene. L'attacco dell'atomizzatore, come vi dicevo, sotto ha l'attacco USB, quello mini USB per la ricarica, si può ricaricare a muro, a computer, come preferite. Ha solamente tre tasti e un display, il tasto di accensione e spegnimento. Come quasi qualsiasi sigaretta elettronica, basta premere 5 volte veloce per accenderlo e stessa cosa per spegnerlo. I due tasti più e meno servono per le varie regolazioni. Questa sigaretta ha la possibilità di essere configurata sia per l'utilizzo in watt e per l'utilizzo con i gradi, quindi la temperatura, che può essere suddivisa per diversi tipi di coil, quindi di resistenza. Se andate a utilizzare una coil in acciaio, in alluminio, ci sono in titanio, una volta entrati, quindi cliccando tre volte, si passa dalla modalità di watt alla modalità temperatura. Una volta entrati in modalità temperatura si clicca ancora tre volte e si può modificare se si vuole titanio, acciaio o le varie specifiche che ci sono nella coil che andate a utilizzare, così potete usare la gradazione corretta di temperatura per quel tipo di coil che state utilizzando. I gradi possono essere modificati da gradi Celsius a gradi Fahrenheit, quindi un'altra modifica che si può effettuare è quella. E i tasti più e meno servono per fare le modifiche, aumentare e diminuire i gradi o aumentare e diminuire i watt a seconda del vostro utilizzo. Altro che c'è nella confezione, trovate un sacchettino con all'interno un vetro di ricambio per l'atomizzatore, che è sempre comodo, speriamo di no, ma se dovesse cadervi accidentalmente che si rompe il vetrino dell'atomizzatore, questo è il vetrino in sostituzione che si trova facilmente su internet, anche quello il costo circa di 2-3 euro. Questo è l'altro Deep Trip che vi dicevo, è un Deep Trip più utilizzato per il tiro da guancia, comunque è molto comodo ed è compreso nella confezione. All'interno dell'atomizzatore è già compresa ed è già installata la resistenza,
Dentro nella confezione c'è una resistenza aggiuntiva da sostituire ogni circa 2-3 settimane. Sono entrambe resistenti da 0,3 ohm, tutte e due. Un altro sacchettino e all'interno ci sono tutte le gomme per sostituire, se sostituite il vetro o la resistenza, ci sono le varie guarnizioni dell'atomizzatore o due piccole guarnizioni nere che servono per il drip che si mettono qua in fondo per far sì che rimanga ben saldo all'interno dell'atomizzatore, che non si perda quando lo mettete in tasca o nella borsa. C'è quest'altro scatolino in fondo all'interno e in questo scatolino c'era il classico cavetto USB, che è questo, il classico cavetto USB per la ricarica. Secondo me è un ottimo prodotto, come vi dicevo. Un'altra cosa che c'è all'interno della confezione è questo beccuccio di plastica. Se non utilizzate per un po' di tempo la sigaretta elettronica o se la mettete in borsa che volete, potete utilizzarlo come coperchietto da inserire, così non entra polvere, non entra niente, e avete il vostro coperchietto per l'atomizzatore, diciamo, da portare indietro. Ora vediamo come si assembla. È veramente veramente facile. Si prende la batteria, l'atomizzatore, si inserisce sopra e si avvita. Il gioco è fatto, la sigaretta è già pronta per essere utilizzata, la mia è già carica, ma vi faccio vedere come si fa. Ora, questo è l'atomizzatore. L'atomizzatore è suddiviso in diverse parti. La parte superiore, come abbiamo detto, è il dip trip, che potete sostituire come volete. Subito dopo c'è una ghiera, questa ghiera va svitata in questo modo, togliendo questo. Qua è dove si andrà a inserire il liquido. Ora, facendo attenzione, vedete che ci sono queste due piccole alette laterali, queste due fessure e la parte centrale. Quando andate a riempire il liquido, non andate mai a riempirlo nella parte centrale perché andrà direttamente nella resistenza. Bisogna riempirlo da queste due fessure laterali in modo tale che vada nella parte, diciamo, esterna alla resistenza. Ora, per cercare di farvelo vedere, vedete quella parte interna grigia, quella è la resistenza. Il liquido ora ce n'è poco, ma rimane nella parte esterna. Ora andiamo a riempire il liquido della sigaretta. Io sto utilizzando questo liquido. È un liquido al 60% di VG, questo è caramello. Quindi, come ho detto, 60% di glicole e un 4% di nicotina, 4 mg per 10 ml. Si va a inserire in questa parte, in queste fessure qui laterali, quindi si inserisce da una parte, andate a premere, ok, potete inserirlo un pochettino anche dall'altra parte. Ok, una volta riempito, non esagerate troppo per farlo uscire, però una volta riempito il vostro atomizzatore è praticamente pronto per essere utilizzato. Si prende il suo coperchietto di prima, si va a inserire sopra, attenzione alla filettatura, una volta trovato l'innesto regolare si avvita. Una volta chiuso, muovetelo un attimino in modo tale da far entrare bene il liquido. Perdite non ce ne sono, è veramente fatto bene, benissimo. Si prende la batteria, si avvita la parte superiore, anche qua attenzione al filetto. Una volta trovato l'innesto è veramente semplice, vedete. Una volta inserito, stringete bene da una parte all'altra, si inserisce il dip trip che preferite. Io consiglio inizialmente di fare un paio di tirate e soffiare un paio di volte per far sì che il cotone all'interno della resistenza venga ben impregnato. Quindi un paio di volte così e un paio di volte in questo modo. Così il liquido è entrato. Ora, per accenderlo, come vi dicevo, si preme 5 volte velocemente questo. 5. Ora si è attivata. Attivandosi vedete che indica in questo caso che sono 25 watt ed è quello che io sto utilizzando. Per
vi darà il livello della resistenza, che è uno 0,3 ohm, e il momento in cui premete il pulsante vi farà vedere in questo caso quant'è il voltaggio che state utilizzando per questi watt. Che dire, io mi sono trovato veramente bene, tenendo completamente chiuse le fessure si ha una sorta di tiro di guancia, bisognerebbe anche cambiare il trip, cambiamolo così è più comodo vedere il tiro di guancia in questo modo. Se siete abituati con un tiro polmonare, potete utilizzare sempre questo oppure sostituirlo. Io solitamente utilizzo questo e variare l'apertura per avere una maggior aspirazione, no? Vi dicevo che è un ottimo prodotto, non scalda, diversi tiraggi e comunque non ho rientro di liquido sulle labbra, che solitamente è veramente fastidioso. Con questa sigaretta non ho notato quel sentore. In più vi dico che nonostante l'apertura completa, come in questo caso, potete anche capovolgere la sigaretta, appoggiarla, smuoverla come volete, ma perdite di liquido veramente non ce ne sono. È un ottimo prodotto e il costo è comunque molto basso, perché nei negozi per un prodotto simile, solo per quanto riguarda la batteria, possono chiedere circa 50 euro. Un atomizzatore così siamo intorno ai 38 euro, quindi capite che 88 euro per avere questa sigaretta, quando 48 euro sono su Amazon, è veramente un buon prodotto. Che dire altro, i liquidi. Non utilizzate un liquido basso di VG perché potrebbe rovinare le coil. Si consiglia di utilizzare un liquido con il 70% di VG almeno, è la cosa consigliata e ve lo consiglio anch'io perché effettivamente io l'ho provato e vi dico che la differenza si nota ed è veramente buono utilizzare quello. I liquidi, vi farò vedere in un altro video come fare, come prepararveli da soli e avranno veramente un costo inferiore. Calcolate che un liquido tipo questo, una boccettina da 10 ml, in negozio varia dai 5-6 euro, anche 8-9 euro, alcuni negozi che esagerano, quindi il prezzo, diciamo, è quello. Prendendolo su internet, prendendo diciamo la base di glicole e il propilenico, scusate, prendendo questi due prodotti da 250 ml, aggiungendo l'aroma che preferite e eventualmente la nicotina, io aggiungo anche la nicotina, aggiungendo la nicotina avrete un mezzo litro, qualcosa in più, di prodotto e effettuando il calcolo 10 ml vi costeranno 70 centesimi rispetto ai 6 euro, 5-6 euro che si compra in negozio. Certo, c'è la comodità di averli già pronti, però vi assicuro che una volta provato e avendo preso un po' di pratica, è meglio farveli voi e 70 centesimi rispetto a 6 euro parlano già da soli. Ragazzi, vi saluto. Questa era la Torvap, l'heat box dell'ATC 60 watt. Ciao. Ragazzi, un'ultima cosa, mi ero dimenticato, la batteria ha un amperaggio di 2200 mAh, è una batteria che dura veramente molto, infatti ha una portata di 60 watt. Vi assicuro, io a ricarica piena ci mette un pochettino, 4-5 ore a ricaricarsi, ma vi assicuro che dura più di una giornata. Più di una giornata, quindi state tranquilli, potete portarvi dietro solamente quella e non rimanete senza. I link che vi ho detto prima per quanto riguarda la sigaretta elettronica
e le resistenze li trovate in descrizione a questo video, così se siete interessati ad acquistare questo tipo di sigaretta trovate già i link in descrizione. In descrizione vi aggiungo un link che vi dà l'opportunità di utilizzare un mese gratuitamente Prime, così avrete sicuramente degli sconti per quanto riguarda l'acquisto, sconti diretti sull'acquisto di questi prodotti e in più avrete la possibilità di averli in 1 o 2 giorni lavorativi piuttosto che attendere magari 4, 5, 6 giorni canonici. Grazie ancora, ciao ragazzi.